bollaini vidite songe sammai angioni di goshai osu shogushi e dinti durante i 2000
anni di sciopo e zoppo non si può paragonare neppure minimamente a quella dell'era dell'ultimo giorno del Dharma. Questo non è assolutamente a causa della saggezza di Nichiren, ma soltanto perché il tempo in primavera i fiori sbocciano, in autunno i frutti maturano, l'estate è calda e l'inverno è freddo, le stagioni fanno tutto questo, ed allora non è così. Dedicò ad eliminare le visioni distorte, senza tener conto di tutte le persecuzioni contro di lui. Egli ci ha mostrato il seme della Buddhità, come la buona medicina per risvegliarci dal sonno dell'illusione. Ha eliminato l'oscurità da coloro che hanno calunniato il Dharma del passato più remoto, ed ha seminato il seme della Buddhità nelle nostre menti e nei nostri cuori, affinché tutti noi potessimo raggiungere l'illuminazione senza alcuna difficoltà nelle nostre vite future. È stato amorevole con noi come una madre e lo è verso il suo bambino. La sua grande compassione è infinita come il cielo. La sua grande saggezza è luminosa come il sole e come la luna. In questo giorno in cui osserviamo l'Oeshki, il Parinirvana del fondatore del nostro ordine, rispettosamente decoriamo l'altare, facciamo offerta di incenso, fiori, luci, tè e frutta, e recitiamo il sutra Lodaimukha davanti a lui, augurandoci di poter ripagare almeno la piccola parte, la benevolenza, alta come le montagne e vasta come gli oceani, che egli ha avuto per tutti noi. Possa il grande Bodhisattva accettare le nostre offerte, possono i tre tesori dei mondi delle dieci direzioni essere i nostri testimoni con compassione, possa il grande Bodhisattva svolgere la grande opera del Buddha e del mondo della luce tranquilla e mostrare il meraviglioso potere di questo sutra per decorare la terra pura del Buddha. Possiamo noi preti, così come i preti dei mondi delle dieci direzioni, seguire gli insegnamenti simpatici del grande Bodhisattva e possa i credenti essere beneficiati nelle loro vite presenti e future. Possiamo perseverare nella nostra pratica buddista, mossi da compassione verso tutti gli esseri viventi che vivono nel kalpa della contaminazione, rendere vasto il campo del seme della Buddhità, sradicare le erbacce dell'ignoranza e della calunnia del Dharma. Possiamo custodire e proteggere gli insegnamenti corretti del Buddha, accumulare meriti, buona fortuna ed arricchire la nostra saggezza. Possiamo seguire le cinque categorie dell'insegnamento, la capacità, il tempo, il paese e la sequenza di propagazione
ed issare in alto e maestrosamente lo stendardo dei cinque caratteri di Myoho Rengekyo. Possiamo aprire il forziere dei tre grandi misteri segreti dell'insegnamento e rivelare la verità dei 3000 mondi in una singola mente. Applicare il metodo assertivo, quello persuasivo. Essere riformatori e conservatori nella pratica propagazione della saggezza del Buddha, in accordo alle esigenze del tempo. Posso il successore di questo tempio conservare gli insegnamenti corretti e il meraviglioso potere di questo sutra. Yeah.